Oh, ma che... Ah! Oddio! Oh! Oh mio Dio! Ragazzi, cosa è successo? Madonna mia, che paura! Stai bene? Oh mio Dio! Cos'era? No, scusate. Io me lo sono visto davanti agli occhi, davanti agli occhi me lo sono visto. Davanti, Lion, è colpa di quell'armatura, te l'abbiamo detto. Per favore, non caghiamoci addosso, che già è abbastanza grave quello che è successo, eh. Siamo qui dentro il reame della Twilight, come ci siamo lasciati praticamente la volta scorsa. Eravamo usciti, però ci siamo ripromessi che saremmo stati qui dentro, e l'intruso a quanto pare è pure lui qui dentro e ha deciso di farci un certo scherzetto. Perché ancora qua dentro, Lion? Cosa sta cercando? Facendo qualcosa, io sono sicura. Allora, io credo di aver capito perché lui è dentro il reame del tramonto, che vuole è questo. Vuole corromperlo, forse? Credo che lui voglia sfruttarlo prima, vuole prosciugarlo. E credo di aver capito che vuole utilizzare i boss della dimensione del tramonto a suo vantaggio. Cioè, vi ricordate che abbiamo visto che lui uccideva i draghi per prenderne le cose, per prenderne le spade, le ossa? I boss della Twilight sono estremamente forti, sì? Quindi se li uccide e prende il loro potere, diventa molto più esattamente forte, stabile. Esattamente, lui potrà assimilare gli oggetti, ma anche il potere delle creature che si nascondono dentro il reame della Twilight. E ovviamente io in questo momento non sono nessuno per essere contro l'intruso, perché indosso l'armatura che lui mi ha regalato e che gli ho accettato. Ma cosa intendi? Dobbiamo fermarla, altrimenti si fortifica troppo. Lo so, infatti, però mi sento un pochino con un piede in una scarpa, un piede nell'altra, se capite che cosa intendo. Cioè, questa armatura non avrei dovuto accettarla, eppure... Io capisco perfettamente, ma non credo che tu voglia perdere il tuo drago o il tuo castello. No, assolutamente non lo voglio perdere. Per un'armatura. Di fronte a noi, da quella parte, ci dovrebbe essere il labirinto della naga, che infatti è proprio questo. No, i serpenti, ti prego, li odio. Oh mio Dio, ti prego. Però c'è un problema. Ci sono quattro torri strane agli angoli del labirinto della naga e un cristallo gigantesco al centro. Ma di solito, infatti, queste non ci sono. Non ci sono. No, non c'è niente del genere. Di solito il labirinto è molto semplice, mura basse e nient'altro. Esatto. Quindi avviciniamoci cautamente. Ricordate che lui probabilmente ci sta ancora osservando, l'intruso. Attento ai mostri, stai piano. Attento che è pieno. Attento, tranquilli. Comunque, per quanto si possa criticare, l'armatura che l'intruso mi ha dato è buona che buona. Quindi io sono protetto da qualsiasi cosa. Ma ti ha fatto un favore, però è come se ti volesse un po' corrompere. Sì, ma sicuramente lui mi vuole avvicinare a sé. Di brutto ci sta provando, anche per... C'è lui. È lui? Oh! Oh, cos'era? Cosa ha fatto? Aspetta, non fatevi vedere. Oh, ma che sta succedendo? Quello sta prendendo danno. Sembra, è di brutto, cioè quello è l'effetto del danno, di brutto. Sembra che lui voglia entrare dentro il labirinto della managa, ma non può entrare, e quando ci prova prende danno. Sembra ferito quando lo fa. Solo che lui è immortale, l'intruso, per chi non lo sa, ovviamente ve lo dico io, è immortale, non può essere ucciso, quindi probabilmente però soffre, quindi riesce a prendere danno. Perché non riesce a entrare? Cosa c'è? È un muro di roccia? Non è normale, normalmente non c'è nessuna barriera che lui protegge la naga. Passa attraverso pure le robe, quindi figurati se si ferma per una cosa del genere. Infatti, poi adesso è scomparso. Allora, credo, però non sono sicuro, ma credo che queste quattro torri che ci sono, vedete, una è qui e le altre sono quei raggi colorati che ci sono negli angoli, siano una sorta di protezione per impedire all'intruso di entrare, e quel cristallo al centro sia una sorta di manifestazione di questa protezione. Ma chi l'ha creata questa cosa qua per proteggere la naga, poi? Lion, a noi non ce ne frega né chi l'ha creato né perché c'è. A noi serve. No, però, aspetta, esatto. A noi serve, esatto, di brutto. A noi serve. Come ti dicevo, sapevo che era tipo un beacon che poteva proteggerci, un faro. Così, avevi ragione. Sono quattro. Allora, probabilmente, se noi riusciamo a replicare l'esatta struttura e il funzionamento di queste torri, potrebbe crearsi quella specie di cristallo di protezione. Quindi l'intruso potrebbe essere impossibilitato ad entrare nel nostro castello. Ma che servono queste rune qua, allora, per usarlo? Fammi dare un'occhiata. Dunque, sopra c'è un beacon, probabilmente, però quello è la parte più semplice, in fondo. Qui ci sono dei sigilli, o almeno qui c'è un sigillo, e dice che è un sigillo lavico, di lava. Può essere che serva. Gli elementi, forse questo qua è rosso, magari gli altri, tipo quello d'erba, e quello lì verde. Allora, esatto, quindi magari la combinazione dei quattro elementi crea una barriera. Attenta al serpente, Anna, non so se te ne sei accorta. Ma immaginavo. Perché? Ma perché?
Lo immaginavo. Senti, Alex, facciamo così. Ti lascio questo sigillo. Sarai tu il custode di questi sigilli, d'accordo? Ok, va bene. Allora vado a prendere anche quell'altro. No, no, dopo. Andiamo insieme. Facciamo il giro del labirinto e li prendiamo tutti. Aspetta, ma non è che così facendo disattiviamo la barriera e lui entra prima di noi? Ormai siamo qui noi. Cioè, non può entrare quando ci siamo noi. Lo anticiperemo. Anche perché non ci vuole combattere. Non l'ha mai fatto direttamente. Non credo sia ancora in grado. Però potenziandosi, esatto, secondo me pure, potrebbe diventarlo. Quindi dobbiamo stare attenti. Approfitto di questi momenti per ringraziare tutti voi da casa. Il vostro sostegno, i vostri pollici in su, i vostri commenti, soprattutto i vostri suggerimenti ci stanno servendo. Tutte queste idee siete voi a darci lo spunto per trovare il modo di procedere. Continuate a farlo. Qualsiasi suggerimento, qualsiasi idea, qualsiasi cosa può essere utile. Qua c'è un altro sigillo. Alex, prendilo tu. Dovrebbe essere... Io ti dico anche quello che è. Credo acqua, giusto? Ed è aria. Aria, ok. Ce ne sono altri due. Vabbè, però abbiamo confermato che sono gli elementi. Sì, però credo che non sia tanto quello il punto. Credo che in qualche modo sia proprio l'energia che scaturisce dall'unione di queste cose. Considera che lui normalmente vive e comanda il vuoto. Quindi qualunque energia, brava, di elemento, giusto, è contraria. Distrugge. È contraria a lui, certo. Il vuoto è contrario a ogni altra cosa. Questo non so che cosa sia. Prendi un po', ma sembra questo vuoto, guarda. Infatti è void, è vuoto, vuoto. Ok, vuoto. Quindi è l'unione di, anche della sua energia, ma con tutte le altre energie del mondo. È tipo l'insieme di tutto. È molto, è qualsiasi, beh, cosa come sia. Come logica, guarda che non è una cosa stupida. No, no, è non lo giusto. È qualsiasi cosa sia, sembra anche essere molto potente. Perché lui potente. È contrario alla creazione di qualcosa. Beh, però anche il vuoto, vabbè, ma tutto viene dal vuoto alla fine. Quindi anche il vuoto deve far parte della creazione. Esattamente, cioè, il buio fa parte della luce, in un certo senso. Prendiamo anche l'ultimo, questo lo qui tolgo verde. Io l'ultimo, non è che potrebbe succedere qualcosa. Prendilo, prendilo, no, non penso. Ormai è attivo, quindi succede quel che succede. È quello della terra, questo la qua. La terra, la fonte della vita, no? La fonte della vita è il vuoto e la fonte della morte. Ragazzi, Lion, ancora sta per andare. Sì, lo vedo. Non ce la fa proprio. Perché ormai il cristallo c'è, avete capito? Quindi lui non può entrare. Quindi mi domando, basta la presenza del cristallo. Quel cristallo grosso al centro, sì, perché i raggi di luce non si sono interrotti. Però mi domando se anche noi saremmo impossibilitati ad entrare. Oppure no. Provo ad aprire. Stai attento, ti prego. Beh, mi pare che... Noi però non siamo immortali, Lion. Se la barriera è più avanti ci moriamo, No, lui già qui non poteva passare, Lui era già perché stato respinto proprio. Beh, allora, io vi dico, a me pare di poter entrare. Però attenti, perché quando entreremo nascerà la naga, che è un boss molto molto potente, e dobbiamo affrontarla, ucciderla. Infatti devi stare attento. Di solito però si genera al centro del labirinto, quindi dovremmo avere qualche secondo di tempo. Ok, allora, siete pronti voi? Ho la spada a mano. Carichi, dobbiamo andare proprio come delle faine, dobbiamo essere aggressivi. Voi non ho paura. State indietro. Io me lo prendo. Cioè, voglio essere io il protagonista. Ricordati, okay? Ricordati, la testa è immune. Devi colpire la coda. I segmenti, va bene. Ok, vi chiedo io aiuto se ne ho bisogno. Va bene, però va bene, voglio noi essere saremo io. Dietro nelle retrovie. Ok, i buff dello scudo, Alex, quelli usateli quando ce li avete. Mi raccomando, andiamo. Tranquillo. Vai. Ok, sono dentro, il boss c'è. È apparsa. È apparsa, dovrebbe essere bella grossa se non mi ricordo male. Però io non ho paura. Anche noi lo siamo, quindi non vi preoccupate. Sono degli altri insetti. Sento strisciare anch'io, my friend. Deve essere da qualche parte intorno a noi. Lei si muove e non rimane mai ferma. Ci sta, fidatevi, ci sta. E il labirinto è molto grande, quindi sicuramente si nasconde da qualche parte pronta ad attaccare. E dietro ci spugni magari che ci aspetta. Dividiamoci un pochino. Chi la trova? No, non voglio, non voglio. Fa un fischio agli altri. Ci sta, sono sicuro. L'avete trovata? No, io non ho visto qualcosa rompersi qui. Davvero? Dietro i cespugli? No, l'ho detto. Oh! Arrivo anch'io. Ragazzi, occhio. Vai. Senza paura. Cerchiamo di metterla. No, io non sei attento, ti prego. Allora, il corpo del mostro non c'è. È solo la testa della naga qui. Ed perché? Non ne ho idea, è molto strano, però la sto bersagliando. Ci sto andando pesantemente. Attenti! Lion! Attenta, Anna, tu non moriteci. Oddio, nessuno ci voglia. Io non ho problemi a rimanere in vita. Voi piuttosto. Vai, insistiamo. Lion, io con le frecce. È terrificante, gli occhi rossi. Vai, insistici. Io ci vado dritto. Correte. Ci vado con il cristallo. Sto bersagliando. Questo non colpisce una bella minchia. Lion, curati perché è velenosa. Tranquilla, io con questa armatura dell'intruso non prendo quasi danno.
è sempre più veloce o sbaglio? L'ho presa. L'ho colpita. Gli do una martellata con questo. Due. Bravo. Vai. Vai addosso. Insistiamo. È impossibile. Non fermatevi. Con cautela però. Che succede? Non lo so. Oddio, è che attento. Fa tipo dei salti. Sta spaccando il muro. Cioè è più forte di come io me la ricordavo. Ma non lo faceva prima. No, infatti. Al massimo rompeva i cespugli. Quelli sì, poteva farlo. Ma non è che quella barriera serviva per tenere dentro lei piuttosto che gli altri fuori. No, assolutamente, Anna, non confondere le acque, te lo vieto. Ok, sta per morire però, fermi, allontanatevi. L'ultimo colpo. Manca poco, Laio, vai. L'ultimo colpo è mio, eh. Ecco qui. Vai. Ok, abbiamo ammazzata. Porca miseria, ci ho voluto un po', eh. Dura. È stato difficile, è stato molto difficile. Prendi la testa subito. Però è stata strana anche. Come mai le mancava tutto il corpo? Cioè si vedeva soltanto ma la testa. Ma è tutto strano. Anche se filassi qua, Lion, tu non ti sei domandato perché sono qua? Di solito non ci sono. Ma io non mi ricordavo però. Lion era anche molto più forte di quanto ricordavamo. No, questo non credo. Secondo me era simile, però il problema era che era veramente diversa. Non come è che l'intruso ha influenzato tutto il mondo? Ma come se ne avesse preso dei pezzi. Cioè gliene ha staccato i pezzi. Io ho un'idea. Se ti ricordi, quando bisogna combattere la naga bisogna colpire prima il corpo e lei pian piano li perde. Esatto. Non è che è già stata attaccata. E che quindi dici che è rimasto soltanto un pezzo? È rimasta solo la testa, esatto. Allora, attaccata da chi? Scusa, l'intruso non poteva entrare. Magari da fuori riusciva a danneggiare, però non so, Fateci sapere se voi avete idea del perché era ridotta in quel modo, tagliata, rimasta solo la testa, un po' come una lucertola senza coda, in fondo. Però è stato strano, sicuramente. Adesso però abbiamo distrutto il muro, quindi credo che anche l'intruso potrà entrare qui in dentro. In teoria però non dovrebbe avere motivo di entrare, ma io ricordo che al centro del labirinto compariva qualcosa, o sbaglio? Una volta ucciso il boss? Possiamo vedere? Sì, ma forse è un ricordo sbagliato, non ne sono sicura. Allora, abbiamo preso il trofeo. Io ricordo che quello che serviva per procedere era proprio questo, il trofeo della naga, oltre che le scaglie anche della naga. Quelli e noi ce abbiamo. Sì, ne abbiamo 10. Per il resto, Anna, a me pare che non ci sia altro. Qui non è cambiato nulla, Lion. No, infatti sembra tutto normale. E no, la sfera in alto c'è ancora. Sì, infatti è abbastanza. Oh, che cacchio. Lion, che succede? Cos'è? Non vedo nulla. Lion, non vedo nulla. Che Lion, che succede? Non ne ho idea, ci sono delle ombre. Delle ombre che mi stanno colpendo. Oddio, non le vedo. Ma tante. Oh, raga, mi stanno. Oh mio Dio, ma che è tutta sta roba? Ammazzatemele, non sono forti. Ti lancio le pozioni. Non sono forti, però. Porca miseria, erano tante. Mi sa che è lui, Sono quasi sicuro che ci stia guardando. No, questo è infuriato. È arrabbiato perché l'abbiamo preceduto. Questa volta ci siamo mossi prima di lui e l'abbiamo fregato noi. Però, aspetta un attimo. Guarda lì, quel pilastro lì è un pilastro di teletrasporto e forse possiamo usare quello. Almeno ce ne andiamo, perché credo che qui ormai... Vuoi che ti faccio una scala? Beh, sì, per favore, perché tanto qui non possiamo fare dell'altro. Penso che abbiamo visto tutto quello che c'era. Dai, non vedo l'ora di tornare a casa. E anche perché dobbiamo depositare il trofeo di corsa. E dobbiamo anche controllare il mio drago, perché siamo da un po' che non ci torniamo a vedere come sta. E io mi preoccupo, giustamente. Però va bene che è grande. Qui, perlomeno. Vai a vedere se lo vedo da qualche parte. Ma sto guardando un po' tutto il muro. Al momento io non lo vedo. Lion. Però sai, potrebbe essere da qualche parte. Non mi sembra di vedere nulla. Lion è là. La vedi? Te. Ah, è lì dietro. È vero, ci stava guardando. A me gli rimane solo quello da fare. Credo che tuttora lui non possa entrare qua dentro, perché effettivamente il cristallo sopra di noi c'è ancora. Anche se il muro è rotto, il muro spirituale non è rotto, è ancora lì, anche se non è si come vede. Se ci fosse una barriera invisibile che lui non può oltrepassare. Allora, a tal proposito, dobbiamo tornare a casa e dobbiamo provare a costruire anche noi queste torri. Allora, io sono già al castello, vi aspetto anche a voi. Tornate qui, avete un po' di esperienza, sicuramente sì. Certamente, sì, ci siamo. Eccoci. E adesso, sti slime infestano dappertutto. Sono ovunque, ci serve una barriera per quelli a momenti. Vediamo un po', draghetto mio, dov'è che sei? Ti prego, dimmi che sta bene. Sta bene, per fortuna. Ma meno male. È cresciuto, sbaglio. È sempre più grande. È ancora più grande. Guarda quanto è grande, tempesta. Che gigante, che bello. Sì, bravo che ti sei ricordato il suo nome. L'avete battezzata voi così nei commenti, tempesta. Però, tuttora, rimaniamo privi di un drago per voi. Questa cosa mi pesa, perché anche voi dovete averne uno, sicuramente. Dobbiamo trovare delle uova, ma non le abbiamo mai trovate, neanche nel Dragon Nest di prima. Sarebbe anche possibile aspettare che lei diventi grande e deponga delle uova, ma ci vorrebbe un sacco
sacco di tempo. Ci vorrebbe troppo tempo. Non sappiamo neanche se ci vogliono anni perché succeda. Però se ti sarebbero meravigliosi, lo so già. Sì, però ci vuole un drago anche per voi e ci vuole adesso. Perché quando io potrò solcare i cieli a cavallo di tempesta, anche voi dovrete essere in grado di seguirmi. Ma prima di tutto, guardate un po', le metto, le posso mettere un'armatura. Oh mio Dio, che carina! È bellissima! Così diventa ancora più forte. Oltre l'armatura posso metterle altri pezzi. Un'armatura per la testa e una per la coda. Purtroppo non ce l'ho, c'avevo solo quella per il corpo. E anche uno stendardo. Guarda com'è contenta! Ti piace, eh? Vedrai che un giorno ne avrai una intera tempesta. Così almeno è anche più protetta, poverina. Lei è potente. Rimane un dubbio. Io possiedo ancora la spada del drago del fulmine, che l'intruso ha ottenuto uccidendo un drago del fulmine. Ma dovrei potrebbe usarla? Potrebbe essere la madre di tempesta, avevamo detto. Potrebbe essere la mamma di tempesta. A me dispiace un po', però è un'arma potentissima. Beh, sarebbe troppo crudele. Sicuramente è meglio che ce l'abbia tu piuttosto che l'intruso. Ah beh, questo è sicuro, venite, venite. Dobbiamo sicuramente dormire perché sta arrivando la notte. E in più voglio provare la spada. La provo sul manichino però, così non prova, faccio male a nessuno. Porca miseria. È fortissima, l'hai colpito tutti e tre, eh. Perché fa il fulmine. Cavolo, è buona, eh. E non vi dico quanto fa se salto. Mamma mia. Ma no, ho visto 100, cos'era? 30, guarda come sale. Oh mio Dio, ma è fortissima. Cioè, ho ammazzato uno slime che passava di lì. È veramente buona. Ragazzi, qua dovete essere voi nei commenti a dirmi che fare. Perché io potrei cedere e tenerla e usarla. Però dovete essere voi a dirmi cosa è giusto fare. È vero che è buonissima, ma è anche vero che è stata fatta forse con la mamma di tempesta. Ma così almeno sarebbe un modo giusto per renderle memoria, no? Sì, è un modo di vederla se ti vuoi tenere la spada. Va bene, ognuno in camera sua, dormiamo. Andiamo a dormire. Corriamo. E poi dobbiamo iniziare subito a lavorare. Non ci posso credere, pezzo di... Lion, che c'è? C'è l'intruso in camera mia. Cosa? Come in camera tua? E mi sta mostrando un teschio di un drago. Arriviamo, io lo ammazzo. Pezzo non di... mi dire che è il teschio della madre di tempesta. Non lo so, è difficile dirlo, ma io non gli posso fare... Lion, siamo qua fuori, basta. Niente. Che ce lo dici, entriamo. Ma che è tanto, Anna, cioè, pezzo di schifo, disgraziato. Ma cosa ha fatto? Infame. Non ho idea se era una minaccia o che cosa voleva essere, ma a questo ti punto... Ti serve quella barriera all'istante. Dobbiamo farla il più presto possibile. Andate a dormire. Io c'ho i sigilli, posso fare le torri la prossima volta. Ma faremo subito le torri, che la prossima volta? La prossima volta potrebbe essere troppo tardi. Dormite. Hai ragione, scusa. Velocemente. Tanto il castello già dispone delle quattro torri che ci servono. Quindi servono solo gli affari per tenere le rune, no? No, no. Perché se noi proteggiamo il castello partendo dalle torri che ci sono, sarebbe già troppo interno. Dobbiamo proteggerlo ancora più fuori. Hai ragione, proprio da hai fuori. Ragione. Bisogna costruire quattro torri agli angoli, piazzare questi sigilli di materiali che abbiamo trovato. Sì, e come poi, c'è nella Twilight. Se funziona, dovrebbe crearsi in alto in cielo il cristallo. Non guardarla! Oh, porca miseria, una medusa, eh. Vai, bene. Io sono pietrificata. Ah, non ti preoccupare che la sistemo io, la sistemo questa. Te! Attento, potrebbe pietrificare anche ma te. Ma che pietrifica questa? Si pietrifica la madre, si pietrifica, non a me sicuramente. Ma ci sono sempre più mostri qui, non è che ce li manda un qualcuno? Altra cosa possibile, ma altra cosa, dobbiamo ricordarci che noi adesso possediamo il trofeo della naga. Questo, l'intruso, è possibile che lo voglia, quindi ce lo riprendiamo e io lo devo tenere. E nascondilo per super bene, nascosto. Anche perché ricordati che servirà per aprire una cosa. Esattamente. È una chiave, esatto. Quindi stai attento. Serve e proteggilo. Per procedere nel reame del tramonto, Anna. Però non t'addormentare mica così, C'è voluto un pochino, ma laggiù i miei occhi di falco vedono un uovo di drago. Finalmente, che bello. Oh, davvero, ma davvero, ti prego, dimmi che non allora, è marcio. Prima di tutto, lo prendiamo. Seconda cosa, decideremo di chi sarà, perché io la parola che do è una sola. Avevo detto che anche voi avreste avuto un drago e anche voi avrete un drago. Io ho delle scale, Lion, ti posso aiutare a salire. Vai, falla tu e io ti vengo dietro. Voglio troppo vedere allora, un uomo questo drago. Qui, a vederlo, sembrava argento. Il drago d'argento, oltre che essere molto bello, è un drago di ghiaccio. Quindi è un uovo di drago di ghiaccio. Lo prendo e vediamo. State che attenti. Cos'è. Ci dà. Ok, Dragon Egg, ce l'abbiamo. Molto bello, infatti. Lion! È arrivata la mamma. È arrivata la mamma. No. È arrivata. Allora, prima di tutto, scendiamo. Scendiamo di brutto perché sennò moriamo qui. Correte. Potremmo scappare, ma il drago dà degli ottimi loot. Ragazzi, tenetevi. Lo tira lento, Lion. L'ho avvelenata. Tenetevi. Io ci sto dando. Ci sto dando di frecce, ragazzi. Tenetevi. Stretti. Attento. Questo arco che ho io è molto buono, ma voi dovete stare dietro. Noi. Non vi preoccupate per me. Sto tipo.
Non vi preoccupate per me, io sono un drago. Più di lui, sono un drago io. Vai, Lion, che l'abbiamo bloccato. Che è cattivo. Vai, che l'abbiamo bloccato su quell'albero, non riesce a muoversi. Oh, attenti, attenti. È un'ottima cosa, ti prego, mi dispiace. Non ti spostare da lì. Ci stiamo trasformando un po' in piccoli intrusi che uccidono i draghi. Però, ragazzi, che vi devo dire? Quando una roba è buona, è va morto. Presa. Ma è andato. Un po' mi dispiace però, cioè ve lo devo dire. Però abbiamo un altro uomo, dai, però... non sei contento? No, mi sono sentito uguale all'intruso, ragazzi. Cioè, Lion sarà ci mai avrebbe che... dato la caccia fino al castello e l'avrebbe distrutto. Ho capito, però sarà mai che questa armatura mi sta davvero trasformando in uno schifo come lui. Cioè, guarda, vado in giro a raccogliere i pezzi dei Lion, draghi. Lion, l'uovo, l'uovo! Ma mamma, aveva un altro uovo dentro! No, era una mamma. Dai, ma siamo dei mamma. Tu che ne sei pure contenta, credere. Però. Dai, ma siamo dei mostri, siamo. Lion, cioè... scusami, ma pensavi di trovare un uovo di drago senza il drago? No, però. E allora? Vabbè. Dove pensi che sia uscito l'uovo che hai trovato tu? Allora, a questo punto non dovremmo neanche farci problemi per la spada della mamma di tempesta. Cioè, fanquario la mamma di tempesta, no? Cioè, non ce l'abbiamo dico noi. Questo. Porta in alto vabbè, la mamma vabbè, di tempesta. Vabbè. Allora, abbiamo due uova di drago. Entrambi draghi di ghiaccio. Uno da argento e uno di zaffiro. Sicuramente un bellissimo zaffiro. Lo so che ti garba, ma non lo puoi avere. Non ci pensare nemmeno. Aia. Cioè, non lo so in realtà. Facciamo così: nei commenti deciderete a chi andranno queste due uova che abbiamo nell'inventario. Candidati, ovviamente, solo quelli che hanno partecipato all'avventura di oggi. Cioè, quindi Strecatto, sì, Anna e Alex. Cavolo. Oh, okay. Mio Dio, oh mio Dio! Va da sé che una persona dei tre rimarrà alla bocca asciutta, perché abbiamo due uova e tre persone. Ma sceglierete voi. Per oggi, Lion out! Ciao!